Ciao a tutti e benvenuti e benvenuti in questo nuovo format. Metterò qui un po' di notizie che raccolgo in giro su internet. Vediamo se questa cosa sarà settimanale, bisettimanale, mensile, non lo so. Vediamo con quale frequenza le notizie interessanti si susseguono. Quindi diamo il via a DDM News. Fujifilm annuncia che il 5 maggio verranno annunciate le fotocamere della quinta generazione della serie X, quindi probabilmente verrà annunciata la X-T5, speriamo, e la XH2. Panasonic ha dato un annuncio rapido e conciso. Prima della primavera verrà presentata una fotocamera di cui non si conosce il nome, probabilmente la GH6. Secondo voci incontrollate, Pentax annuncerebbe entro quest'anno, il 2022, 6 versioni diverse della Pentax K3 Mark III. Una sarà specificatamente progettata per l'astrofotografia, ossia il sensore interno fungerà da astroinseguitore. Già lo facevano le vecchie macchine fotografiche Pentax, ma questa, essendo dedicata a questo tipo di fotografia, magari garantirà un'escursione maggiore per una durata maggiore degli scatti, garantendo esposizioni lunghissime senza la famosa strisciata di stelle. Un'altra macchina fotografica sarà quella con il sensore monocromatico, quindi una Pentax K3 Mark III monochrome. Una avrà le finiture in canna di fucile. Così, per cambiare colore. Una versione avrà lo shutter modificato, quindi probabilmente sarà qualcosa di interno alla macchina fotografica. Staremo a vedere cosa tirano fuori perché non è stato specificato altro. Una quinta versione è quella con il fuoco manuale, quindi avremo una macchina fotografica, non si sa se totalmente manuale o solo con la messa a fuoco manuale. Poi c'è una sesta versione di cui non si sa nulla, non sono riuscito a trovare nulla, quindi la sesta versione, boh, è finalmente. L'obiettivo della Viltrox, il 13 mm 1.4, è in preordine per il mercato degli Stati Uniti. Per il mercato italiano non si sa nulla. Aggiungo questa notizia del Viltrox perché alcuni canali ne hanno parlato, alcuni hanno presentato una recensione, altri si sono lamentati di aver avuto il fermo da Viltrox per non poter pubblicare la recensione. Quindi non si è mai capito se sarebbe uscito, quando, come, perché, dove. Se volete alcune informazioni in più vi consiglio di vedere il video che trovate qui, il link in descrizione, del canale Palto Tech, dove proprio la persona che gestisce il canale dice che Viltrox gli ha continuamente posticipato la recensione che già ha registrato. Quindi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo DDM News. Ciao!